Dunque, rimontato il tutto, ovviamente ho provveduto a mettere il tubicino sull'apposito flacone che contiene la resina e ho posizionato il flacone diciamo nella sua posizione. Naturalmente mi sono costruito un coperchio di fortuna, perché siccome il tubicino è trasparente e la resina si indurisce con l'UV, ovviamente i raggi del sole possono naturalmente indurire la resina che è contenuta nel tubicino, causandoci qualche problema. Bene, adesso la stampante è accesa, adesso andiamo sul computer.